Buongiorno a tutti e a tutti quelli che ci seguono nel video quotidiano ma anche durante le dirette, ragazzi. Grazie a tutti quelli nuovi, anche ai vecchi e nuovi che ci stanno seguendo con tanto affetto. Cari Lovers di Nate Giusi, benvenuti nel consueto quotidiano video di Nate Giusi. Oggi parleremo di quella grande comunità di sociopatici del grande fratello VIP. Perché ditemi se non sono sociopatici. Oh ragazzi, se i VIP devono dare lo specchio dell'Italia, allora siamo messi male. Comunque è successo un gran casino questa notte. Sono quasi arrivati alle mani, ma entriamo subito nel dettaglio. Bando alle ciance e ciancio alle bande. Chi pensava che l'uscita di Valeria Marini dal grande fratello VIP avrebbe portato la pace si sbagliava, perché è rimasta all'interno della casa un elemento che da sbarco, come devo dire, si appiccica con ogni personaggio là dentro della casa. Sì, perché prima c'era la Valeria Marini, lo sapete meglio di noi, che si beccava sempre con la Elia, no? Lelia di qua, lelia di su, di giù, mi ha messo le mani addosso. Ok, hanno mandato via la Valeria Marini. Uno dice, ok, finalmente è tornata la pace nella casa. Ma de che? Nelle ultime ore, infatti, abbiamo assistito ad una feroce lite che ha visto protagonista ancora una volta Antonella Elia, che questa volta si è scontrata con Fernanda Lessa, ma neanche fosse la prima volta, meno male che avevano fatto pace. Ogni giorno la Elia ce l'ha da litigare con qualcuno, e badate bene, ascoltate il video fino alla fine, perché qui non siamo a accusare solo la Elia, perché lì praticamente, raga, non ce n'è uno che se ne salva, non solo la Elia, ma andiamo per ordine. Il motivo della discussione in questo caso sono stati i biscotti senza glutine che la Lessa avrebbe preso senza chiedere dall'armadio di Antonella. Sacrilegio! Chi ha toccato i biscottini dell'Antonella Elia, ragazzi? Allora, tutto il casino che adesso andiamo a raccontarvi, sapete da che cosa è stato causato? Dei biscotti! Dei biscottini! Ma io do ragione ad Antonella. Se l'armadio è mio, dove ci sono le mie cose, cioè nessuno può permettersi di andarmi a prendere i miei biscotti. Per dire biscotti, ma qualsiasi altra cosa. E se vi state chiedendo esattamente nello specifico che cosa è successo, ve lo diciamo noi. Secondo la ricostruzione di Antonella Elia, mentre lei era in camera a dormire, Fernanda, quatta quatta, sarebbe entrata di nascosto nella sua camera e gli avrebbe prelevato i biscottini. Poi sarebbe tornata in sala per portarli a Zechila, con cui la Lessa stava giocando a carte. A sostenere la tesi della Lia anche Sossia Ruta, che era in camera con lei e ha visto tutto. Quindi Sossia Ruta è stato l'unico che ha preso le parti di Antonella Elia. Ebbene sì, Sossia Ruta, che io mi domando, ma che c'è sta a fare lì dentro? Però in questo caso, però, un cicinino gli do ragione, perché ha preso le parti della Elia. E questo giro, forse l'unica volta, se lo meritava anche. Antonella sarebbe a questo punto rientrata in salone aggredendo la Lessa e imponendole di ridarle i biscotti. Subito le due donne sono arrivate allo scontro quasi fisico. E se siete molto curiosi, adesso vi mostriamo un breve clippettino dove vedete praticamente le due donzelle che se le cantano di santa ragione. Tre pacchi di biscotti, adesso mi ridai gentilmente. Dopo lo spintone che la Lessa ha dato alla Elia, ha cercato di intervenire Antonio Zechila, che voleva separarle. Ma anche in questo caso Antonella ha accusato Ermutanda di averla spinta per separarla dalla sua nemica, con la classica frase alla quale ormai siamo abituati: toccami. Mi ha messo le mani addosso! Mamma mia, raga, con ste mani addosso non sanno più che cosa attaccarsi, mamma mia. Ma ecco che è scoppiato il putiferio. Gli animi sono stati agitati per diverso tempo, con Andrea Derber che ha cercato di riportare la pace nella casa senza un grande successo. Ma che pace, che quello diceva io ero a giocare a carte. Infatti la tensione si è nuovamente alzata quando Sossia Ruta ha cercato di prendere le difese di Antonella, raccontando a Denver
quello che lui aveva visto, ovvero che la Fernanda Alessa è entrata nella stanza di nascosto, come vi abbiamo già detto. Ed ecco che a questo punto è intervenuto Antonio Zechia, che ha chiesto a Sossio di parlare correttamente in italiano e non in dialetto, cosa che non stava facendo. Ebbene ragazzi, noi abbiamo visto lo spezzone di questo video, io sono scoppiata a ridere. Sono scoppiata a ridere perché è vero che Sossio stava parlando in italiano, però chiaramente quando diciamo uno del sud si arrabbia, o anche uno del nord, diciamo, ha una cadenza molto più diciamo marcata per quanto riguarda il dialetto. E quindi Antonio Zechia, che mi sembra anche lui sia di Napoli, non ho capito perché gli ha detto di parlare in italiano. Quindi è chiaro che Sossio si è imbufalito. Ma anch'io al suo posto avrei fatto lo stesso, perché Antonio Zechia, sei incommentabile, non ci si può dire niente su di te, guarda. Una frase appunto che ha mandato su tutte le furie Sossio, che si è scaldato alle accuse del rivale. E in questo momento abbiamo assistito a un momento di alta televisione culturale dove tutti urlavano con tutti. Si faceva proprio a gara chi urlava di più, sapete il detto, no? Mancava solo uno, il Paolo Ciavarro. Oh, quello lì, ne vogliamo parlare? Ma dov'è? E soprattutto, che ruolo ha? Cioè, voglio dire, è più attiva la poltrona che sta nel salotto che Paolo Ciavarro. Cosa stai lì a fare, ragazzo mio? Ma sì, anche Aristide Malnati, cosa fa? Ho preso il fa niente. Anche Aristide Malnati, ragazzi, cosa fa? Soltanto perché amico di Alfonso Signorini sta lì a scaldare neanche la sedia. No, neanche, neanche. Comunque a questo punto è intervenuta di nuovo Lelia, la quale ha preso le difese di Sossio, ovviamente, accusando Antonio di essere falso e di averla spinta, e accusando Licia di essere vicida perché assisteva a tutta la scena della lite sorridendo, perché per Lelia non puoi parlare, non puoi urlare, non puoi toccare, ma non puoi neanche sorridere, muto devi stare! Beh, però adesso dai, prendendola a ridere, diciamo la verità, se non ci fosse Lelia lì dentro, chi è che porterebbe un po' di insomma, sano sorriso, perché c'è da prendere le cose sorridendo, dai! Ma voi vi immaginate una finale del Grande Fratello dove restano solo Aristide Malnati e Paolo Ciavarro? Wow! Ve li immaginate? Quei due nella casa che si guardano. È impossibile. Allora, come va? Non ci siamo. Mamma mia. Perché alla fine, ragazzi, noi siamo qui a lamentarci, ma se non ci fossero loro che fanno un po' di rebelotto. Però una cosa la vorrei dire. Signorini ha detto, in questo periodo di grande turbamento per tutti gli italiani, il Grande Fratello non si ferma, perché vogliamo intrattenervi, vogliamo darvi allegria e spensieratezza. Ragazzi, ma non fanno altro che litigare. Allegria e spensieratezza, secondo me, sono un'altra cosa. Se voglio vedere gente che litiga, guardo la tribuna politica. Ma io credo che prima o poi qualcuno lì sicuramente non ne uscirà tanto senza un graffio o qualcosa, eh? Io mi aspetto e arriverà, non so se in questa edizione, ma se lo rifaranno ancora, prima o poi ci arriveremo dove veramente si daranno le botte. Ma non sto parlando solo del Grande Fratello, perché ultimamente, se ci pensate, la violenza, il livello di violenza nelle trasmissioni televisive sta aumentando esponenzialmente, sempre di più. Fino adesso si è sempre parlati di violenza verbale, ovvero parole, parole, parole. Ma da qui a mettersi veramente le mani addosso, il passo è breve, raga. Una lite, quella che si è svolta questa notte, che sicuramente non passerà inosservata e vedremo durante la prossima diretta, se avrà delle conseguenze per i protagonisti. Ebbene, subito in nomination oppure usciranno direttamente fuori squalificate? Eh sì, perché ci chiediamo, alla luce di quello che è successo questa notte, questa sera c'è la diretta, che cosa dirà Alfonso Signorini? Speriamo che non faccia il moralizzatore, ragazzi, non si fa così, dovete chiedere scusa. No, fuori dalle spelotas, via, basta, basta! Non se ne può più di vedere gente che litiga in TV, dai! Intanto li tratterranno perché loro due, o Fernanda Alessa, le tengono, non le possono eliminare, sennò chi parla lì dentro? Ah beh, resterebbero Sossio e Antonio Zechia, però quei due sembrano proprio... Avete presente i due classici galli nel pollaio? Sono loro, sono proprio loro. Loro sono i galli e le altre sono le galline starnazzanti. E come fanno le galline starnazzanti? Come uomini e donne.
Insomma, fateci sapere che cosa ne pensate, se date ragione comunque a Antonella Lia oppure a Fernanda Alessa, chi è il colpevole di sta situazione? E vi dico anche che secondo noi non c'è un colpevole, ovvero sono tutti colpevoli, perché Antonella Lia ha un atteggiamento, ma non da oggi, già da mo', che secondo me è riprovevole. Ma anche la Alessa, andare a fare i dispettini, rubare i biscottini, ma dai, allora ditelo che cercate la lite, sempre che tutto questo non sia stato premeditato. E ci sono buone possibilità che abbiano fatto tutto concertato in anticipo, giusto per smuovere un po' il polverone. Ma concentriamoci a parlare su Adriana Volpe. Eh sì, perché ragazzi, al di là della diatriba che è successa questa notte, adesso vi vogliamo parlare della Volpina. Che cosa è successo? Ve lo dice la Giusy? Ma sì, perché la conduttrice Rai, dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello VIP a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute del suocero dovute al coronavirus, ha rilasciato in queste ore queste dichiarazioni. Come sto? È molto complicato rispondere. Diciamo che navigo a vista. Da un lato sono molto provata per la perdita di mio suocero, ma al contempo felice di essermi ricongiunta alla mia famiglia in questo delicato momento. Due settimane fa sono stata travolta. Prima la notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero. C'è la mosca. Scusate, c'è un moscerino e mi ronza, non vorrei che... Che bello, oggi siamo in tre, c'è anche il moscerino. Che mi venisse in bocca mentre parlo, no? Sarebbe il colmo. Ma ti immagini? Oh, allora, cari ovvero... Comunque, dicevo, due settimane fa sono stata travolta. Prima la notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato poco dopo la mia entrata nella casa. Poi il virus ce l'ha portato via. Ancora non trovo le parole, sono sincera, rimarca Adriana Volpe. E ancora, stiamo vivendo un momento molto delicato. Bisogna avere la consapevolezza di essere di fronte a una pandemia che dobbiamo contrastare. Che dire, hai ragionissimo. Prosegue dicendo, dobbiamo avere fiducia nei ricercatori e sperare di trovare qualcosa che contrasti questo virus. Sono orgogliosa di essere italiana, conclude la conduttrice. Anche noi siamo orgogliosi di essere italiani, ragazzi. Comunque fateci sapere davvero che cosa pensate di questo, di questa diatriba, questa querella che sembra essere iniziata, ma non si sa quando finirà. Allora, i personaggi in campo sono Antonella Lia, Fernanda Alessa, che a momenti si menano, ma anche Sossio Aruta e Antonio Zechila, che anche loro sono lì agli sgoccioli, no? Quindi fateci sapere se c'è qualcuno che preferite, se c'è qualcuno che condannate. Secondo me sono tutti incommentabili, sarebbe dai, finiamolo questo Grande Fratello perché non se ne può più e basta litigare. Comunque fateci sapere anche voi che cosa ne pensate. Io sinceramente preferisco la posizione di Sossio quando va in difesa di Antonella Lia, perché vedi, queste persone qua si espongono, no? Anche se poi vengono criticate, però io preferisco queste persone che dicano la verità, dicano come siano andate, si sono svolti i fatti, perché è giusto così, è giusto così. Allora ragazzi, giustizia al primo posto e speriamo che questa sera giustizia sia stata fatta. E a questo punto raga, mettete un bel mi piace sotto questo video se vi è piaciuto, registratevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate la campanella per non perdervi tutti gli aggiornamenti, ma soprattutto se reputate questo video degno di essere visto da più persone possibile, condividete, 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 condividete. Ciao, grazie a tutti. Ciao Antonio.